si è svolta oggi la solenne commemorazione del sacrificio di Bruno Galas, medaglia d'oro al valore militare per il 75° anniversario della sua morte, voluta dai comuni di Arco e Riva del Garda in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carristi d'Italia. Alle 10:30, al monumento ai caduti di Arco in piazzale Segantini, si è tenuto il ritrovo dei partecipanti, l'alzabandiera e il saluto delle autorità. Alle 11 nella chiesa collegiata la messa a suffragio, al termine della quale il corteo si è spostato al cippo alla memoria di Bruno Galas di Arco nella omonima via, con il toccante momento della deposizione di una corona di alloro. La cerimonia è poi proseguita a Riva del Garda al cimitero comunale e in un'altra via dedicata al sergente con le rispettive onoranze. Bruno Galas è nato a Varignano il 6 novembre 1919. Arruolato volontario, ha prestato servizio militare dal 15 dicembre 1938 nel 32° Reggimento Fanteria Carrista di Verona. Giunto in Libia nel settembre del 1940, con la carica di sergente carrista ha partecipato a tutte le azioni dal 13 dicembre di quell'anno fino al 3 gennaio 1941, giorno della distruzione pressoché totale del battaglione nella sanguinosa battaglia di Bardia e della sua morte valorosa. Picchetto, riposo! Ricordo di una persona che per questa città noi lo ricordiamo perché ha fatto un gesto quando c'è momenti di guerra, inutile stare a declinare se quella guerra è giusta o sbagliata, però ha assunto il suo dovere, il suo ruolo in maniera esemplare. Eterno riposo, dona loro, Signore, le splendide essi, la luce perpetua, il popolo di pace. Picchetto, attenti! Onore alla medaglia d'oro al valore militare Bruno Galas! Thank you.
ci troviamo in un luogo ove è stato eretto questo cippo a memoria di un eroe coraggioso, il quale non esitò a sacrificare la propria giovane vita alla sua e nostra patria. Il sergente Bruno Gallas, originario di questa terra, ha compiuto le proprie ultime valorose gesta in una terra molto lontana, il deserto africano. Ma il suo valore, la sua generosità hanno superato i confini geografici e del tempo. La sezione carristi di Trento ha deciso fin dalla sua costituzione di intitolarsi alla memoria di un così grande eroe, al quale è stata assegnata la medaglia d'oro al valor militare. E quindi, con profondo rispetto ed intimo orgoglio, che oggi in questo luogo le rendiamo gli onori.